Presidente, abbiamo bisogno di lei. Queste le parole scritte su di una cartolina indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, distribuita ai cittadini del Sindacato Autonomo di Polizia che ha allestito un gazebo informativo in Piazza Europa per denunciare apparati sempre più debilitati, mancanze di organico con la conseguente riduzione di 45.000 unità nelle forze dell'ordine, così come l'inadeguatezza delle attrezzature quali vecchi caschi e armi, giubbotti antiproiettili e scaduto in scadenza. Un vero e proprio appello, quello che il SAP ha voluto rivolgere al presidente Mattarella affinché possa intervenire per ripristinare i regolari principi di uno Stato di diritto. Sappiamo benissimo che da anni il comparto sicurezza è in collasso. Numerosi tagli sono stati fatti al nostro comparto, hanno portato la Polizia di Stato e le altre forze dell'ordine a vivere quotidianamente in condizioni degradanti. Quindi chiediamo l'autorevole intervento del Presidente della Repubblica, il Presidente Mattarella. Invieremo 100.000 cartoline da tutta Italia. Qui a Caltanissetta oggi chiederemo ai cittadini e a tutti i colleghi di unirsi a noi nella lotta. Noi non ci fermeremo, non ci facciamo intimidire, siamo pronti a migliorare la Polizia di Stato perché noi amiamo la Polizia di Stato, ci siamo arruolati non per fare carriera ma perché amiamo il nostro lavoro. Chiediamo ai cittadini di unirsi a noi. Perché il cittadino è quello su cui si riversa tutto quello che noi denunciamo. Se il cittadino non ha oggi cognizione, sente l'insicurezza, è proprio a causa di questi tagli che sono stati fatti negli anni e cui noi sindacalisti e poliziotti abbiamo il dovere di denunciare all'opinione pubblica. Ad unirsi alla protesta anche la Confederazione del Sindacato Autonomo di Polizia, rappresentata da Antonio Patti. Al di là di tutto comunque si fa leva anche su una mancata e reale trasparenza anche per situazioni che riguardano aspetti disciplinari che vengono a colpire il nostro personale di polizia che si trova coinvolto appunto in situazioni che hanno a volte risvolti quasi paradossali. Quindi chiediamo appunto che le istituzioni si facciano carico delle nostre lamentele e cerchino di risolvere appunto le problematiche sollevate.